Buonasera a tutti, dalla Corale Chapelle Argenti di Nuoro. Il nostro repertorio questa sera percorrerà gli anni del secolo scorso. Vi parleremo di emigrazione, di sogni, di vacanze e infine della capacità di gioire nonostante tutto. Qualità questa di cui erano maestri i nostri antenati, che hanno attraversato due guerre con tutte le loro conseguenze. On va commencer par le premier chant, un chant de cœur qui exalte la beauté de notre région et la douleur de l'abandonné pour travailler à l'étranger. C'était le destin de beaucoup de Val-d'Autrin au début du siècle. La vie les appelait loin et quand le train venait de partir, ils devaient saluer leurs grandes montagnes, leurs belles vallées, leur petite patrie. Ils quittaient tout cela avec le nez, pas avec le cœur, parce que le cœur restait ici, dans le pays natal, di Gianolio Sportelli, pays natal. Perché furono un'icona di cambiamento,
voglia di libertà e trasgressione, di uguaglianza e giustizia sociale. Furono gli anni dei Beatles, della minigonna, dei fiori nei capelli. Sì, fu un decennio che aveva un cuore. E quale strumento poteva essere usato in quell'epoca per gridare questa libertà che tutti andavano cercando? La musica. Ecco il magico strumento che ha fatto di quegli anni, i favolosi anni 60, che non si possono dimenticare. E tutti pensavano di andare in California a cercare questi sogni. California Dreaming fu scritta nel 63 da John e Michelle Phillips e portata al successo dai Mamas and Papas. La versione italiana fu cantata dai Dick Dick nel 66 col testo tradotto e adattato da Mogol, dal titolo Sognando la California. Signore e signori, California Dreaming. Cielo grigio su, cielo grigio su, foglie gialle giù, foglie gialle giù, cielo, cielo, cielo blu, dove non c'è, dove non c'è, sento solo, sento tanto freddo, fuori dentro me, mi sogno California. Thank you.
Cette chanson, très populaire pendant la Première Guerre mondiale, est devenue un chant patriotique en 1955, un film. Il s'agit de La main de l'homme, avec la réalisation de Don Domaine. Et c'est par un air très rythmé que l'on raconte d'une jeune fille, servante dans un cabaret, où il se retrouve les soldats. Elle a toujours un mot gentil pour tous. Et pour les militaires, elle représente un soulagement et la joie de vivre, même dans les difficultés de la guerre. Mesdames et messieurs, la main de l'homme. Et chacun doit combattre un petit bâton.